Francesco Monte, l'ultima rivelazione su Cecilia e l'Isola dei Famosi. Francesco Monte fa una rivelazione inaspettata su Cecilia Rodriguez e l'Isola dei Famosi. Francesco Monte ha scelto di parlare di quanto accaduto con Cecilia Rodriguez al Grande Fratello VIP. L'argentina ha deciso di chiudere la sua relazione con l'ex tronista e dopo si è lasciata andare completamente con Ignazio Moser. Francesco, ai microfoni di Radio 105, ha rivelato di aver chiesto il confronto con Cecilia molto tempo fa, quando già iniziava ad avere qualche dubbio sulla loro storia. Monte è entrato in casa in diretta proprio per dare un'ultima chance alla loro relazione. Francesco ha ammesso di aver accettato il confronto con la Rodriguez consapevole di ricevere una bastonata. Una volta che Cecilia sarà uscita dal reality, Monte, ha confessato, di volere un ulteriore chiarimento lontano dalle telecamere. Francesco ha dichiarato, inoltre, di essere un po' infastidito della situazione che si è andata a creare. Per lui, che si definisce di vecchio stampo del Sud, è già stato tanto arrivare in diretta per avere un confronto. Ma ecco che Monte ha fatto anche una rivelazione inaspettata. Cecilia ha più volte dichiarato che nella sua storia con Francesco c'erano diversi problemi. L'ex tronista, però, ha ricordato che, due giorni prima dell'inizio del reality, la Rodriguez voleva avere un figlio da lui. Cecilia Rodriguez pronta ad avere un figlio prima del reality con Francesco Monte. Pertanto, per Francesco, quanto è accaduto all'interno della casa si è presentato come un evento del tutto inaspettato. Infatti, Cecilia avrebbe voluto avere una famiglia con Monte. Eppure, nel reality ha messo in discussione questa relazione di 4 anni, lasciandosi andare con Ignazio. Qualche giorno fa, Francesco aveva difeso su Instagram la Rodriguez. In particolare, Monte aveva chiesto ai fan di evitare i forti insulti nei confronti di Cecilia. Ora ha chiarito, io non ho difeso la persona. Io ho difeso l'essere umano. Insieme avevano fatto dei grandi progetti. L'argentina aveva persino parlato con il padre di Francesco, rivelando anche a lui di volere allargare la loro famiglia. E per quanto riguarda la presenza di una possibile amante dell'ex tronista, quest'ultimo ha risposto, è una fesseria. Dov'è questa fantomatica amante? Francesco Monte, l'amante e la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Nelle ultime settimane, circolava la notizia sulla partecipazione di Monte all'Isola dei Famosi. Francesco anche in questo caso ha smentito. L'ex tronista ha confessato di non aver neanche chiamato la produzione per un colloquio. Lo sanno gli altri e non lo so io.